dice star segreto bancario micidiale, perché gli inglesi so paraculi, davanti ti dicono una cosa, ma dietro. Queste sono le parole di Massimo Carminati, intercettato dai carabinieri, mentre racconta i vantaggi del nascondere i suoi soldi nelle isole del Commonwealth. Ed è proprio a Londra che si nasconde quello che è definito il tesoro segreto di Massimo Carminati, l'estremista ex NAR, collegato nel tempo ad esponenti della Banda della Magliana, a personaggi di spicco del crimine organizzato, e che è stato indicato come il capo dell'organizzazione denominata Mafia Capitale. A Roma in tanti gli attribuiscono tutto e il contrario di tutto. In molti lo chiamano il cecato, il pirata, altri lo chiamano addirittura il nero, dopo il successo di Romanzo Criminale. E sin dalle prime indagini di Mafia Capitale si è individuata Londra come la capitale finanziaria dove il tesoro è protetto e nascosto da un complesso meccanismo di scatole cinesi che tutelano la finanza internazionale. In relazione a questo ho già fatto un video sul riciclaggio di denaro e sul coinvolgimento di Londra e di tutto il sistema britannico legato al denaro sporco. Ma se vogliamo comprendere tutta la storia di oggi, dobbiamo parlare prima di un caso emblematico che è legato ad una società costituita nel 1998. In quell'anno, nel mese di luglio, davanti a un notaio si presentano un avvocato, Antonio Esposito, e un certo Sergio Carminati, fratello di Massimo. Quei due davanti al notaio aprono la Gifin Italia SRL, un'azienda il cui scopo è la compravendita di immobili e il commercio di prodotti sanitari e farmaceutici. Le attività registrate iniziano l'anno successivo, quando la proprietà viene acquistata da un'omonima azienda inglese, la Gifin UK LTD. Questa è una società aperta da una fiduciaria londinese solo 3 mesi prima della filiale italiana. Ma a controllare la Gifin inglese ci sono 2 scatole cinesi. Una è registrata nelle Isole Vergini Britanniche e l'altra è registrata a Panama. E tutto attraverso un sistema di azioni al portatore che garantiscono il totale anonimato. Dietro la fiduciaria londinese ci sono 5 promotori finanziari. 2 sono inglesi, 3 sono italiani e si muovono tutti tra Londra e Monte Carlo. Legata a questa azienda, l'unica attività che è stata accertata e che comunque passa attraverso altre società offshore sembra essere la gestione di un bar che poi anni dopo verrà sequestrata a Roma. Invece per quanto riguarda il commercio di farmaci non si ha traccia fino al 2007, anno in cui la Gifin UK vende le sue quote della Gifin Italia e le cede a 2 farmacisti romani. Uno di quei 2 è un personaggio molto vicino alla famiglia Carminati e che a distanza di 5 anni da quell'acquisizione cede tutte le sue quote alla consorte. Ma a che cosa serva tutto questo giro di società tra Panama e le Isole Vergini Britanniche? Forse rimarrà sempre un mistero, anche se, secondo le indagini della Procura di Roma, la Gifin potrebbe in più occasioni essere stata utilizzata solo per attività di riciclaggio di denaro. Ma arrivati a questo punto, torniamo nella City di Londra, dove c'è la parte più importante di questa storia, e dove anche questa volta i soldi dell'organizzazione criminale si spostano senza traccia, passando tra paradisi fiscali e banche internazionali. Quei soldi poi si trasformano in nuove aziende immobiliari, in ville, in ristoranti, che valgono insieme milioni e milioni di sterline. Questi movimenti di denaro, che Carminati nelle intercettazioni li chiama strisciate, richiedono fior fior di professionisti della finanza. Ed anche il pirata si affida a questi personaggi fidati. Siamo andati perché dovevamo vedere dei nostri amici che stavano là e poi io tra l'altro dovevo trovare un appartamento per mio figlio. Poi tra l'altro mi faceva piacere vedere quei miei amici che stanno là, che non vedevo da tanti anni, che fanno parte della mia vita, che ero contento di vedere, mi faceva piacere. A Londra, Massimo Carminati si appoggia principalmente a 2 vecchi amici camerati, Vittorio Spadavecchia e Stefano Tiraboschi. Quei nomi ritornano molto spesso nelle intercettazioni, soprattutto ogni volta che si parla di quella cassaforte inglese. Infatti, quei 2 compagni del nero, che già negli anni 70 militavano nei gruppi neofascisti, vivono da quasi 40 anni a Londra e col tempo hanno dimostrato una certa bravura per i loro affari. La storia inglese di Vittorio Spadavecchia inizia nell'agosto del 1982, quando decide di lasciare la capitale italiana. Quel trasferimento sarà controverso, perché 2 mesi prima, proprio a Roma, aveva assaltato con un gruppo di camerati la sede dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Durante quella sparatoria, mentre uno dei poliziotti cadeva sotto i colpi dei camerati, lui si era tolto i pantaloni, fingendosi un passante che era impegnato a fare jogging. Nonostante questo, in seguito Spadavecchia dichiarò di non avere idea che lo Stato italiano lo ritenesse un fuggitivo. E così, con la paura ancora fresca di quella notte, decide di lasciare l'Italia per non farci più ritorno.
Ma lì a Londra c'era già qualcuno che era pronto ad accoglierlo. Questo perché negli anni Ottanta la capitale inglese era il rifugio principe preferito dai camerati latitanza preventiva. Erano i tempi del terrorismo nero, i tempi delle stragi, e a quei tempi Londra, che si trovava lontana dall'estremismo politico italiano, aiutava decine e decine di estremisti neri che fuggivano dall'Italia. Per Spadavecchia, l'uomo chiave in Inghilterra era Roberto Fiore, fondatore di movimenti neofascisti e del partito Forza Nuova. Un personaggio che ai tempi aveva stretto forti accordi con i gruppi di estrema destra inglese, come la League of St. George. Ma oltre a Vittorio Spadavecchia, tra i fascisti in fuga c'era anche il suo futuro socio d'affari, Stefano Tiraboschi. Lui proviene dal FUAN, un'organizzazione di giovani universitari del Movimento Sociale Italiano, e aveva trovato in quel gruppo inglese di Fiore un punto di riferimento sia ideologico che logistico. Per quanto riguarda la sua fuga, questa è collegata al comando che il 15 marzo 1979 aveva svaligiato a Roma l'armeria Omnia Sport. Ma rispetto a lui, che il passato l'ha lasciato abbastanza alle spalle, Spadavecchia continua ad avere problemi con la giustizia. Questo almeno fino a giugno 2016, quando con l'ultima decisione della Corte di Westminster gli viene assicurata la libertà sul suolo inglese. Infatti i giudici britannici hanno appoggiato la versione di Spadavecchia come una persona all'oscuro dei fatti e quindi hanno ritenuto il processo in contumacia dei colleghi italiani una violazione del suo diritto a un processo legittimo. Peccato che per la giustizia italiana, che l'ha condannata a 14 anni per terrorismo e rapina a mano armata, è stata proprio la sua fuga ad impedirgli di difendersi in tribunale. Anche perché in seguito alla condanna in primo grado dell'86, il suo avvocato aveva fatto appello, dimostrando che almeno a partire da quell'anno, Spadavecchia era a conoscenza delle accuse. Questa è una storia che è durata per tantissimi anni. L'Italia dal 1991 al 2016 lo ha richiesto almeno 7 volte, ma Spadavecchia è rimasto a Londra, libero di guidare i suoi business milionari e di gestire l'Ealing Trailfinder Club, una società di rugby del West End londinese. Ora, arrivati a questo punto della storia, risulta ancora opaco come e dove abbiano trovato i capitali iniziali quei due soci. Ad esempio, Tiraboschi negli anni 80 risulta senza lavoro e non ha un domicilio registrato. Però poi a metà degli anni 90 è proprietario di un appartamento nel lussuoso quartiere di Kensington, su Holland Road, oltre a una villetta vittoriana vicino alle rive del Tamigi. E un percorso molto simile lo segue poi anche l'amico Spadavecchia. E quindi, per ricostruire la strada che poi ci porterà ai collegamenti con Massimo Carminati, dobbiamo tornare indietro al 1994, anno in cui Spadavecchia e Tiraboschi aprono la loro prima azienda in società, la Action Accommodation. Quei due usano lo stesso modello di business della Easy London. Questa è una società aperta da Roberto Fiore che negli anni 80 offriva casa e lavoro a tutti quei giovani italiani che volevano trasferirsi a Londra. L'unica differenza per quei due è che loro puntavano a un target più ricco, di fatto arricchendosi proprio con l'affitto delle proprietà immobiliari. E arrivati alla fine degli anni 90, in concomitanza al clamoroso furto di Massimo Carminati nel caveau della banca nella città giudiziaria di Roma, la Action Accommodation viene sostituita dalla London Solutions, una società controllata prima da una compagnia inglese e successivamente da una italiana. La sede di quella società rimane comunque Londra, ma la proprietà di immobili diventa molto più ricca. Sono accertate almeno 16 proprietà con un valore di mercato che supera i 10 milioni di sterline. Ma quei due camerati ormai londinesi fanno affari anche nella ristorazione. Per esempio Tiraboschi gestisce almeno 3 ristoranti accertati, di cui 2 intestati al fratello, oltre alle 3 trattorie italiane, tutte aperte su Kensington Park Road, vicino al mercato di Portobello Road. In relazione a questo, è lo stesso Carminati che viene intercettato e che conferma quel business. I ristoranti che c'hanno st'amici miei, ci vanno tipo Madonna, la Fia del Re, festa a Notting Hill, guadagnano un sacco di soldi. Questi amici, per Massimo Carminati, sono camerati, sono fidati e sono importanti per i suoi affari inglesi, come emerge nelle indagini antimafia. Infatti, secondo gli investigatori, il pirata va spesso nella capitale inglese ed è proprio lì che con gli amici pianifica i suoi investimenti. Là non ti guardano mai in faccia, là che cazzo te frega, nessuno ti conosce. Questo lo dice Carminati durante una conversazione intercettata. E infatti nella City di Londra il nero passa molto spesso inosservato, passa come un semplice investitore, a differenza di Roma, dove tutti lo conoscono come il boss della terra di mezzo. E questa sua libertà in terra inglese si palesa quando un personaggio molto vicino a lui gli dice di voler aprire 2 ristoranti a Kensington. Quell'uomo è Fabrizio Francotesta, ex manager ENAV e uomo chiave del nero.
Lui viene accompagnato a Londra personalmente da Massimo Carminati, perché gli deve fare incontrare Spadavecchia e per far entrare poi nell'affare anche suo figlio Andrea. Durante il processo Mafia Capitale, Testa è imputato e dichiara che i Carminati, sia il padre che il figlio, non hanno mai partecipato al suo investimento nei ristoranti. In più aggiunge che Andrea Carminati lo ha aiutato solo col business plan, perché conosce bene il diritto locale. La testimonianza di Testa non convince, perché non ha senso la scelta di un giovane neolaureato rispetto ai suoi agganci con esperti consulenti finanziari londinesi. Ma tutti i personaggi con cui Carminati entra in contatto a Londra non sono finiti. Infatti, quando il nero scopre i primi pedinamenti anche durante i viaggi inglesi, inizia la ricerca di nuovi contatti puliti per investimenti immobiliari. Hanno continuato a seguirmi pure a Londra, soltanto che a Londra sono ancora meno professionali, li vedevo con i loro motorini che mi seguivano. Insomma. Loro non hanno valutato che io sono una persona che fa questa vita da tanti anni, che diciamo c'ho un occhio solo, però quello vede bene, mi dia retta, avvocato. È proprio nella City che il cecato entra in contatto con un personaggio che vive tra Londra e Melbourne. Lui si chiama Enrico Maria Vaccaro, è un immobiliarista di successo e Carminati lo vuole affiancare al figlio Andrea, proprio per degli investimenti nel Regno Unito. Secondo un amico camerata del pirata, Vaccaro è un personaggio molto fidato che si è trasferito a Londra nel 94. E testualmente quell'amico di Carminati gli dice: Vaccaro ha messo dei soldi da parte e poi si è ripulito. Infatti quel personaggio a Londra compra immobili, li ristruttura e li rivende. Il 3 giugno del 2013 a Roma Carminati si incontra con Vaccaro, che gli racconta dei suoi affari più recenti. Gli dice di aver ristrutturato la casa di Carlo Ancelotti quando allenava il Chelsea e che molti suoi clienti sono italiani e lo pagano via Svizzera e via Isole Cayman. Ma quando Enrico Vaccaro viene contattato dall'Espresso, dichiara di essere finito a quell'appuntamento per puro caso, perché doveva incontrare un'altra persona. E sostiene di non conoscere Carminati e di non aver avuto più contatti da quel giorno. Ma da una conversazione intercettata durante l'indagine Mafia Capitale emerge che a Londra Massimo Carminati avrebbe concluso quell'affare. In quella conversazione si parla dell'acquisto all'asta del primo piano di una casa molto elegante nel quartiere di Notting Hill.